Allora, il modello di gas ideale ovviamente ci deve consentire anche di ricavare tutte le altre proprietà, cioè non soltanto possiamo partire dalla questione di temperatura in volume specifico, piuttosto che ovviamente il fattore di compressibilità, eccetera. Ovviamente le variabili che noi dobbiamo correntemente valutare, abbiamo detto che sono l'energia interna, entalpia ed entropia. Ora, dal punto di vista, io potrei dimostrare questo modello, cioè capire meglio il modello di gas ideale, sia dal punto di vista fenomenologico, sia dal punto di vista invece teorico. Allora, io inizierei con l'aspetto fenomenologico, che è quello che più facilmente si comprende, ricordando quella che è un'esperienza storica, che è l'esperienza di Joule. Che cosa fece Joule per studiare come variava l'energia al variare della pressione, della temperatura, del volume? Andiamo a vedere che cosa andò a inventarsi. Una cosa molto carina, perché prese due ampolle con una piccola valvola messa qui, va bene? Azionabile dall'esterno. Il sistema, tutto quanto, è un sistema chiuso, quindi coibentato, e mise dell'acqua intorno a queste due ampolle e un termometro che ne misurava la temperatura. Beh. Allora, in una delle due ampolle mise dell'aria a circa 22 bar. Beh. Nell'altra ampolla, tiro il vuoto. Vuoto per quanto poteva, ovviamente già lo fare, facciamo il vuoto, facciamo la seconda. Che cosa successe? Che quando apriva questa valvola, la temperatura dell'acqua non cambiava. Cosa vuol dire che la temperatura dell'acqua non cambiava, secondo me? Facciamo un ragionamento un po' al limite, perché non abbiamo ancora introdotto il primo principio, ma conosciamo quello che è la conservazione dell'energia. Evidentemente, se non cambia l'energia del sistema, perché di questo macrosistema, questi due sistemi si chiamano sistemi composti, isolato. È un sistema composto da due sottosistemi che interagiscono tra di loro, ma che ovviamente sono isolati poi dal mondo esterno. Quindi è un sistema composto, isolato. Bene, se sono soltanto questi due sistemi che possono interagire tra di loro, se la temperatura dell'acqua non cambia, che cosa possiamo dire? Adesso noi abbiamo fatto il modello, diciamo, il modello dell'energia dell'acqua, no? Che cosa possiamo dire? Che il delta U dell'acqua com'è? Zero. Perché il delta U dell'acqua quanto è uguale? L'abbiamo fatto l'altra volta, vi ricordate? È uguale a C per delta T, giusto? Ebbene, se la temperatura resta la stessa, evidentemente non ho operazione di energia. Ora, seguitemi in questo ragionamento. Non è molto difficile, l'unico problema che, diciamo, che su cui mi dovete più seguire sul piano logico che sul piano delle formule, perché non abbiamo ancora fatto il primo principio, però potete tranquillamente seguirmi nel momento in cui gli unici due sistemi che possono interagire sono questi due tra di loro. Se il delta U dell'acqua è rimasto lo stesso e io ho detto che gli unici due modi di scambiare energia sono in modo lavoro e in modo calore, poi diciamo li rivedremo. Questo è un paese, cioè è un sistema per pareti rigide fisse, quindi non può scambiare energia questo sistema qua con l'acqua. È un sistema per pareti rigide fisse, non c'è scambio di energia in modo lavoro, va bene? Non c'è il sistema pistone centrifugo, si può muovere il pistone, è fisso il pistone in questo caso, le pareti delle ampolle sono rigide e quindi non posso scambiare in modo lavoro. Potrebbe scambiare in modo calore, ma poiché il delta U è nullo, vuol dire che non c'è neanche scambio di energia in modo calore, giusto? Quindi cosa vuol dire? Che l'aria all'acqua non cede niente, giusto? Se non cede energia all'acqua, che vuol dire? Vuol dire che il delta U dell'aria, se io, diciamo, quando apro, diciamo, questa manopola, nella trasformazione che di espansione, il delta U che cosa fa? Rimane uguale. Quindi posso dire che così come il delta U dell'H2O è nullo, anche il delta U del mio gas, dell'aria in questo caso, è uguale a zero. Beh.
Ci siete su questo? Vi trovate, ragazzi? Ora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che cosa sta cambiando in questo, diciamo, in questo esperimento? Sta cambiando del gas, di questo gas che si espande. Sta cambiando il volume specifico. La pressione, ovviamente. Quindi cosa vuol dire? Che il delta U, la derivata dell'energia interna rispetto al volume, quanto è quanto? È zero. Cosa vuol dire? Che la derivata dell'energia interna rispetto alla pressione, quanto, diciamo, quanto è grande? Anche la pressione sta espandendo, giusto? E quindi quant'è? Zero, anche questo. Per cui vuol dire che la U di cosa è funzione? È un sistema semplice PVT. La U di questo gas e poi, diciamo, ovviamente ho mantenuto la temperatura fissa. L'unica cosa che ovviamente ho mantenuto fissa è la temperatura. Cioè vuol dire che la U è, può essere funzione soltanto della temperatura. Quindi ho che la mia U è una funzione soltanto di T. Non è funzione né della temperatura né della pressione, perché vedo che faccio espandere il fluido e evidentemente facendolo espandere non ho variazioni della temperatura per un gas ideale. Nella realtà, se oggi ripetessimo, diciamo, questo esperimento a 22 bar, ci accorgeremmo che in realtà quella Z non è tanto vicina a 1. E tanto è vero che ci accorgeremmo che qualche piccola variazione di temperatura con un termometro più preciso in realtà c'è. Se invece lo ripetiamo, non con l'aria, non a questa pressione, ma con un gas che si trova in condizioni di gas ideali, tanto più vicino mi trovo alle condizioni di gas ideali, tanto più è verificata questa formula, a conferma di quell'altra formula. Va bene? Quindi questa formula, così come quella, è ancora una volta una formula asintotica, cioè è una formula che vale se e solo se sono in condizioni di gas ideali. Se non sono in condizioni di gas ideali non vale. D'altronde avrei potuto ricavare questa, diciamo, questa relazione anche in un altro modo. Vediamo come. Allora, guardiamo la prima legge di Gibbs. Che cosa ci dice la prima legge di Gibbs, ragazzi? Delta S a quanto va? Allora, cerchiamo di arrivarci dal punto di vista teorico a questa, diciamo, la stessa relazione. Diciamo delta S è uguale a du su t, quindi 1 su t per du. Più P su T in D. Va bene? Bene. Ma questo e questo chi sono, ragazzi? Questa è la derivata dell'entropia rispetto all'energia interna volume costante, questa è la derivata dell'entropia rispetto al volume specifico energia interna costante. E sono differenziali? Esatte. Vi si accende una lampadina su questa cosa? Cosa vuol dire che, diciamo, quando il differenziale esatto, i coefficienti, la derivata di questo coefficiente rispetto all'altra... E quindi lo vogliamo scrivere. E la derivata, quindi posso scrivere che la derivata di 1 su t, rispetto a cosa? Rispetto a dv, a u costante, è uguale alla derivata di quest'altro volume, di quest'altro termine, quindi di p su t, rispetto a du a b costante. Ci siete, ragazzi? La differenza è esatto e quindi, diciamo, l'abbiamo già detto quando abbiamo parlato delle proprietà termodinamiche, quindi di quello che, diciamo, erano il tutte le, diciamo, i differenziali sono differenziali esatti e quindi di fatto posso scrivere questa relazione. Ora però nel caso di gas ideale posso scrivere qualcosa in più. Che cosa posso scrivere? Che questo P su T a cosa è uguale? P su T a cosa è uguale, ragazzi? Legge dei gas ideali? No, è V piccolo. Allora, PV uguale a RT, il V piccolo. Non lasciate perdere il V grande, stiamo parlando di proprietà specifiche, no? Stiamo parlando di S piccolo, 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 giusto? Ok, allora, solo perché la massa vuole dire. Siamo a parità di massa R su B. E quindi questo con la R su B quindi è uguale alla derivata di R su B rispetto a du a B costante.
Quanto è qua la derivata di R che è una costante con V che deve rimanere costante rispetto a V? Derivata di una costante? Zero. Bene. E quindi cosa vuol dire? Che 1 su T, se io gli mantengo costante U rispetto al V, diciamo, come quanto è uguale? Qui è 0, che vuol dire? Quindi che T o 1 su T è la stessa cosa, non cambia con V, giusto? Ma cambia solo con U. E quindi abbiamo trovato la stessa cosa attraverso la legge di Gauss. Quindi possiamo anche accorgercene semplicemente con una formula. L'abbiamo fatto invece con un esperimento come l'aveva fatto Joule. Quindi adesso avete sia la strada fenomenologica, sia la strada, diciamo, invece teorica. Allora, quindi posso cancellare, ragazzi? Allora, purtroppo sul vostro libro ci sono tutte e due le cose, ma poiché non sono, diciamo, spiegati questi passaggi, ogni volta che le rileggete da soli, voi quei passaggi non li capite. Non ho capito perché, diciamo, poi ritornate tra una, diciamo, in classe di esempio, sì, va tutto bene, poi ritornate dopo che idea, questo non ho capito. Perché non ci sono tutti questi passaggi logici, queste posizioni che vi ho fatto, non sono ovviamente spiegati punto per punto. Quindi appuntatevi queste cose perché poi, diciamo, sicuramente le dimenticherete. Allora, a questo punto, ragazzi, posso dire che cosa? Posso dire che la mia variazione di energia di U, se io voglio qualunque sia il gas, voglio esprimere U come una funzione, per esempio, della temperatura, una coppia di variabili indipendenti, facciamo TP, va? Posso scegliere quello che voglio, TP, TP, TS, quello che volete, basta che siano indipendenti. Però io scelgo TV per un motivo molto semplice. Allora, perché scelgo TV? Vediamo un po'. Perché se, diciamo, io posso, voglio fare questa, diciamo, a questo punto voglio ricavare il dU, io posso dire che il dU è uguale alla derivata dell'energia interna rispetto alla temperatura V costante per dT più la derivata dell'energia in generale, non sto dicendo per un gas ideale, in generale per essere legge vale sempre. Io posso prendere una variabile, questa è la funzione di due variabili, e differenziare. Questo lo posso sempre fare, qualunque sul solido, sul liquido, non sto facendo nessuna posizione fino adesso. Quindi dU è uguale in generale a dU su dT a V costante più dU su dT, diciamo, rispetto a dT, ovviamente a T costante. Va bene? Per dT, naturalmente. Allora, ragazzi, adesso io so, adesso applico il modello di gas ideale. Che cosa posso dire se applico il modello di gas ideale in questo momento? Che la derivata di energia interna rispetto al volume, per se il gas ideale com'è? È zero. Quindi posso eliminare questo pezzo qua dalla formula. E mi resta solo il primo. E chi è dU su dT a V costante? L'abbiamo introdotto come proprietà termodinamica, giusto? La derivata dell'energia interna rispetto alla temperatura a volume costante. Chi era? A volume costante. CV, giusto? Quindi, e questo è uguale a CV per dT. Dove ovviamente CV, secondo voi, di cosa è funzione? Adesso stiamo già, non è più questa relazione qua di prima che valeva per tutte le sostanze in qualunque condizione termodinamica. Qua siamo in condizioni di gas ideali, giusto? Ho applicato già questo concetto di gas ideale in questo passaggio. Ho semplificato questo e ho messo soltanto CV di T. Lo potevo mettere anche qua dentro, è CV, perché quella è la definizione di CV, e poi semplificavo. Però nel momento in cui è semplificato già non c'è più, non stiamo più in condizioni di generale, siamo in condizioni di gas ideale. E allora, se stiamo in condizioni di gas ideale, se il dU è per Joule funzione della sola temperatura, e già lo sapevo, no? Che cosa posso dire? CV di cosa è funzione? Di cosa può essere al massimo funzione? Solo della temperatura, per cui questo è uguale, io posso scrivere qua dentro CV, metto dT per dT. Cioè al massimo può essere funzione della temperatura, oppure potrebbe essere costante, la più costante. Cioè cambiare tanto poco che io posso ritenerlo praticamente costante.
Ora, che cosa, cosa fanno molte volte, a potersi essere terminologico, alcuni testi? Dicono il gas può essere perfetto o più che perfetto quando il CV è costante. Cioè, nell'ambito dell'idealità del gas distinguono la perfezione dal più che perfetto, che addirittura non solo è indipendente da, diciamo, dalla pressione del volume, ma è anche costante con la temperatura. Allora, questa definizione è una definizione un po' antica, diciamo, non, i testi di oggi non fanno più questa distinzione tra perfetto e più che perfetto, o meglio, ideale e più che ideale, non c'è più. Ma sappiate che normalmente il gas ha un CV che può cambiare con la temperatura, quindi io dovrei trovare come varia con la temperatura. Quindi quando voi volete ricavare il delta U, dovete ovviamente fare un integrale, quindi fate l'integrale del CV in dt tra che cosa? T0 e t, dove trovate, diciamo, delle relazioni di questo tipo, anche il vostro testo ne riporta alcune, A più BT più CT quadro, espansione sempre in serie, più punti più continui. Ovviamente ci si tronca un certo, c'è un valore, quindi questi tipi di integrali voi li sapete fare molto bene. È un integrale, diciamo, di una serie così semplice, voglio sperare che li sappiate. Integrale di una costante. Vedremo con gli esercizi. Allora, andiamo a questo punto. Vi è chiaro quindi delta U come si ricava? Quindi, se nel caso in cui ho una situazione di costanza del CV, ho CV per delta T. Nel caso in cui invece il CV non è costante, dovete applicare, dovete fare l'integrale. Va bene? DH. Allora, l'H, ragazzi, a cosa è uguale? L'entalpia a cosa è uguale? L'abbiamo già definita. H uguale a U più P per V. Ora, se il gas è un gas ideale, H uguale a U più PV. Se il gas è il gas è un gas ideale, U resta U. Funziona sempre della sola temperatura, ovviamente, giusto? E PV com'è? Gas ideale. Leggete sopra. RT. Quindi U più R per T. Quindi questa è sempre solo una funzione di T. Quindi H è ancora una volta, nel caso di gas ideale, soltanto una funzione di T. Se io poi vado a mettere qua dentro DU più ovviamente DPV, ovvero DRT, questo è uguale a CV DT più R ovviamente DT, perché PV è RT, giusto? Quindi R è una costante, me la porta fuori, e quindi CV DT più R DT. Ci siete? Vedete che noi non introduciamo nessuna formula, ci troviamo la formula PV con RT, poi si ricava tutto da là. Cioè, questo è la grandezza e il punto debole della termodinamica. La grandezza è che voi ricordate la sola formula, il punto debole è che vi dovete, diciamo, per ricavare dovete applicare la logica, eh? Allora, quindi, perché ce ne sono tante di relazioni da ricavare, a memoria non si parla, difficile. Allora, cosa possiamo dire su questo, ragazzi? CV più R delta T. Abbiamo visto l'altra volta. Abbiamo visto che cosa, ragazzi? Abbiamo visto che CP meno CP era uguale. Qui, ragazzi. Era uguale a R in generale. E in particolare? No, diciamo, o meglio, non era in particolare, era R. In generale, quando diciamo così, Ok, poi magari diciamo, facciamo qualche ragionamento su questa cosa. Ci ritorniamo, ve lo prometto. Però andiamo prima a questo. Quindi, qua che cosa mi trovo, ragazzi?
questa cosa è uguale, lo posso scrivere in un altro modo. Essendo CP meno CP uguale a R, CP più R, in questo caso abbiamo detto R, CV più R uguale a CP, quindi questo è uguale a CP per DT. Ci siete? Allo stesso risultato saremmo pervenuti anche se avessimo messo H funzione della coppia temperatura pressione. Avevamo lo stesso risultato, perché cosa avevamo scritto qua? Uguale se H rispetto a DT a P costante per DT più DH rispetto a P a T costante per DP. Avremmo scritto questo, giusto? Se avessimo voluto applicare, cioè, vabbè, in generale posso dire che l'entalpia è una funzione termodinamica della pressione e della temperatura. Tanto siamo in condizioni di gas ideali, non sono compagne tra di loro pressione e temperatura, quindi sono indipendenti, quindi posso esprimere l'H come funzione di una P e di una T. Bene. Questa chi è, ragazzi? L'abbiamo definita la lezione scorsa. Come l'abbiamo definita? E questo è il calore specifico a pressione cosa? È proprio la definizione CP. Quindi questo è uguale a CP dT. E questo che cosa? Quanto è uguale a questo? L'entalpia di cosa è funzione per un gas ideale? La temperatura, quindi questo è zero. E quindi vedete, la relazione si poteva ricavare tranquillamente anche quest'altro, ovviamente, non poteva che venire la stessa cosa. Però per farvi capire che non c'è poi soltanto una strada per arrivare alle relazioni che volete scrivere. Allora, quindi posso a questo punto ricavare facilmente, nel caso di gas ideale, ricavare facilmente il delta U come CV per DT, facilmente il delta H come CP per DT. Attenzione ragazzi, perché qualcuno giustamente ricava molto spesso il CP o il CV a partire da R, facendo spesso un errore abbastanza grave. Allora, la R normalmente viene riportata sui testi in joule a chilogrammo Kelvin, va bene? Il CP invece viene sempre, diciamo, riportato come kilojoule a chilogrammo Kelvin. Quando fate queste settazioni, diciamo, e addizioni, vi ricordatevi che devono essere la stessa unità di misura, va bene? Se no fate guai. Moltiplica, fate un errore di 1000, del 1000 per del 10.000%, va bene, dei vostri calcoli. Allora, quindi questo ovviamente lo posso scrivere ancora come CP, che è una funzione della, può essere solo una funzione di T per DT. Ancora una volta vi ricordo che nel caso di gas ideale, se volessimo parlare di più che perfetto, avremmo una costanza di CP. Se invece siamo in una condizione normale, CP, diciamo, è invece variabile con la temperatura, e quindi lo posso ricavare a partire dalla relazione che ho cancellato con l'integrale attraverso una relazione, diciamo, una funzione in serie. Sul testo, attenzione, non trovate sia il CP sia il CV in funzione della temperatura, ne trovate uno soltanto, perché la R è una costante. Quindi ricavate il CV e, diciamo, poi a partire da quello sommate la R, diciamo, e tenete la CP. Mediamente cosa utilizzeremo noi nei nostri calcoli? Per grosse, diciamo, poiché per variazioni anche piuttosto grandi, importanti, della temperatura, quando avremo a che fare con l'aria, diciamo, abbiamo che il CP e il CV per grosse escursioni di temperatura non cambiano, noi metteremo quasi sempre nei calcoli approssimati, metteremo 1.01 per il CP dell'aria, quasi dimenticando che effettivamente dovrei fare l'integrale. Ovviamente commetterò un errore, tanto più grande la differenza di temperatura, tanto più grande è l'errore che commetto. Normalmente l'errore è trascurabile se il delta T è inferiore a circa 100 gradi. Però questo poi lo vedrete con cortellessa quando farete gli esercizi, quindi, diciamo, il limite di validità delle relazioni che utilizzerete. Però ricordiamoci che a rigore il CP varia con la temperatura, va bene? Non è che non varia per nulla, però varia poco. Nei calcoli che andremo a fare. Ultima relazione, DS.
Allora, DS, 10 metto qua dentro. 10 mettere quasi quasi l'Ips, giusto? Allora, dove vogliamo? Primo o secondo? Stessa cosa. Passiamo con la prima. Quindi, DU su T più P su T in D. Per cui DU a quanto è uguale? Lo teniamo sopra, è uguale a CD qui verde T su T, giusto? Più, attenzione, P su T chi è? R, V. E quindi R del V su T. Giusto? Se voglio andare ancora una volta a ricavare un delta S finito, quindi delta S, allora supponiamo in prima battuta che la temperatura, diciamo il CV, sia costante con la temperatura, che cosa posso fare? Vado a fare l'integrale, cosa viene? CV lo porto fuori. E che cosa viene? L'integrale di dt su t, quindi il logaritmo naturale di t su t0 viene, giusto? Quindi s meno s0 sarà uguale a cv logaritmo naturale di t su t0 più r logaritmo naturale di t su t0. Attenzione, questo è vero se solo se cv è costante nell'intervallo di integrazione. Allo stesso modo potrei avere potuto ricavare il delta S anche in modo leggermente diverso dal primo. Come? Attraverso la seconda legge. Cosa potevo scrivere? Ragazzi, ditemelo voi, se vi esercitate un po' con delta S. Qui. Prima. Che ci sta a posto di U, la seconda c'è DH, no? Allora? DH su T, poi vi siete dimenticati già la seconda legge di Gibbs, meno. Allora, DH va a TDS più V di P, quindi qua dovete mettere meno, giusto? Quindi meno V su T R di P, giusto? Più o meno. E V su T, che cosa potete dire su V su T? Per un gas ideale potete dire che cosa? DH è uguale a CP detti su T. V su T, attenzione, R su P è uguale, quindi meno R di P su P. Va bene? Allora, tra l'altro già possiamo fare qualche considerazione su delta S. Cioè, vedete che all'aumentare della temperatura, che cosa succede all'entropia? Se delta T è positivo, ragazzi. Se delta T è positivo per un gas, no? Che succede all'entropia? Qui. Aumenta, scusatemi, questo rimane immobile. E certo, vi trovate là. Cioè, quindi cosa posso dire? Che questo disordine, questa entropia che noi andremo a valutare, più aumenta la temperatura e più l'entropia aumenta. Giusto? Questa è la prima cosa, diciamo, importante da, anche per cominciare a ragionare su questa entropia. Va bene? Cioè, se io quindi se io faccio aumentare il delta T mi ritrovo pari che il delta S aumenta, e questo è tanto più grande, questa variazione di entropia, tanto più la T è piccola, perché questo è diviso la temperatura. Quindi se io porto tanta energia a un livello di temperatura basso, cioè prendo un ferro caldo e lo metto nell'acqua, o lo metto nell'acqua calda o nell'olio caldo oppure ad altissima temperatura, tanto più grande è la temperatura, cioè tanto più bassa la temperatura, tanto più grande sarà la variazione di entropia che gli faccio fare. Giusto?
Quindi questa variazione non è solo funzione della differenza del salto di temperatura che vi faccio fare, ma anche della temperatura termodinamica. Chiaro? Questo è un primo aspetto. Secondo aspetto, andiamo a vedere come varia rispetto al volume. Cioè, se io prendo il sistema pistone cilindro e lo faccio espandere, va bene, il volume specifico è aumentato, va bene? Come sarà, diciamo, dentro la variazione di entropia? Più grande. Quindi all'aumentare del delta V, del volume specifico, aumenta. Quindi se io faccio espandere questo sistema, mi aumenta l'entropia, va bene? Ricordiamoci che l'entropia è una misura dell'irreversibilità. Cioè vuol dire che se io, diciamo, le irreversibilità sono sempre positive, non posso mai, diciamo, renderle negative. Il mondo va sempre in un senso, non va mai nel senso dell'orologio, non lo riesco a far andare nel senso contrario. Il calore non riesco mai a farlo andare da una temperatura più bassa a una temperatura più alta, va bene? Il volume, se io prendo il sistema pistone cilindro, lo riesco a far espandere, da solo non lo faccio comprimere, devo dare qualche cosa. Cioè spontaneamente i sistemi vanno nel senso dell'aumento di entropia, lo vedremo più avanti. E quindi il delta S aumenterà sempre, e questo è congruente col nostro minimo concetto che abbiamo, molto limitato in questo momento perché non ho fatto il secondo principio, non ho fatto niente, però rispetto all'entropia che ci dà una, se volete, una misura di questa irreversibilità, perché abbiamo detto, lo capiremo soltanto più avanti, questa relazione già ci dice qualche cosa di importante. Espando, aumenta l'entropia. Delta T, quindi ti do, faccio in qualche modo aumentare la temperatura, lo stesso discorso. Bene. Ovviamente mi devo trovare l'inverso nel caso della pressione. Se io comprimo, è esattamente il contrario, vedete, meno R del P su P. Chiaro? Ovviamente stiamo soltanto entrando molto marginalmente sul secondo principio. Noi faremo una lezione, almeno un paio di lezioni su questo concetto, quindi ci ritorneremo e ci avverremo anche ovviamente queste relazioni, perché queste sono, sono delle equazioni costitutive, non ci dice se delta S è maggiore o minore di zero, com'è, lo possiamo immaginare, ma questa legge non ci dice nulla, perché io posso comprimere o espandere un sistema, va bene? E quindi il delta S potrò farlo diventare positivo o negativo in funzione di quello che do al mio sistema, lo voglio comprimere o lo comprimo, ma naturalmente se io lo lascio evolvere liberamente, attenzione, quello evolve in un solo senso. Va bene? Ma questo lo rivedremo. Vi ho fatto soltanto un flash in avanti per poi ovviamente ritornare alle equazioni caratteristiche, quelle che oggi studiamo. Ultima relazione, sempre su delta S, potevo, ricavare, ma posso ricavare, a partire da questa relazione, ho trovato una terza salsa del delta S. Ovviamente più ne avete, più è semplice fare esercizi. Come la posso ricavare? A partire da, sempre dalla legge dei gas ideali. Allora, vedete, quel PV fratto RT può essere differenziato. PV uguale RT, posso fare un differenziale a destra e a sinistra. Allora, se io faccio dPV uguale a RDT, questo lo posso fare tranquillamente, giusto? Bene, attenzione, questo a cosa uguale? È uguale a P dV più V dP uguale a R dT. Se adesso io divido al primo e secondo membro per PV, e per PV anche qua, ma qua posso scrivere PV uguale RT, quindi scrivo direttamente RT, che cosa ottengo? R e R se ne vanno. Qua che cosa ottengo? P dV diviso PV più V dP diviso PV. Quindi ottengo che dV su V più dP su P è uguale a dT su T. Una relazione che può essere molto utile, questa. Cioè, utile immediatamente per capire cosa posso fare in questo caso. Cioè, posso andare a sostituire a questo dT, posso andare a sostituire questa relazione, va bene? Se io non ho la coppia, perché qui ho la coppia, che coppia ho? Ho la coppia temperatura-volume. Cioè questo qua è molto utile quando S è una funzione di T e di V. Se io conosco TV, io applico quella relazione, vi trovate? Se invece di avere TV ho TP, che faccio? Giusto?
spazio, temperatura e pressione come variano, e io questa qua subito faccio un ricavo delle variazioni di essa. Quindi questa relazione qua è una relazione che utilizzerò molto bene nel caso in cui la coppia è S uguale S di T e P. Se invece di avere questa coppia qua, ancora un'altra coppia, S come funzione di V e P, non posso applicare nella prima e nella seconda. Dovrei prima andare nella formula di Castigliani, ricavarmi la T e poi andare dall'altro lato. Oppure posso fare, diciamo, applicare direttamente questa insieme a quella. Vediamo come. S è uguale CV, del T su T, a questo punto diventa del V su V più del P su P più, diciamo, ovviamente, R del V su V. Questo è uguale a che cosa? A CV del P su P, il primo, il secondo, pardon, CV del P su P. Questo qua lo metto insieme a questo. Se lo metto insieme a questo, CV più R quanto fa? P. Quindi più CP del P, del V. No, scusatemi, CP del P su P. Ci siete? E questa è la terza relazione che viene spesso, diciamo, quasi sempre citata nei libri di termodinamica per ricavare a partire dalla coppia TB la variazione di entropia. BP. Questo ve lo posso cancellare e prima di lasciarvi, perché io oggi ho scritto troppe poche formule, vi faccio trovare un'altra cosa, poi mi fermo, lo giuro. Allora, vorrei che a questo punto voi, non io, mi ricavaste il valore. Ragazzi, ci siete? Oppure, diciamo, c'è qualche... Guardate, ho semplicemente messo CV uguale CV del B su V più CV del P su V. CV del P su P è questo. CV del B su V ho messo in evidenza, facciamo CV del P su V, e ho fatto CV più R e ho messo CV. Li trovate? Molto semplice per passaggi. Ci siete? State stanchi, sono quasi due. Non è colpa mia, devo farmi lezione da mezzogiorno alle due, è un po' difficile dire che è questo. Allora, poi mi fermo comunque, dopo questa, diciamo, questo calcolo, però a questo punto il calcolo lo faccio fare a voi, così sarete più attenti. Allora, ditemi un attimo quanto è il valore beta, quanto è grande il valore beta per un gas ideale. Allora, che cos'era beta? Come l'abbiamo chiamato? Fattore di? E cosa era uguale? 1 su di? La derivata del V su dt, bravissimo. Allora, vogliamo vedere questo beta per un gas ideale a quanto è uguale, secondo voi? Facile. Allora, V che cos'è? Il gas ideale. Se il gas è un gas ideale, V a cosa è uguale? Certo, uguale a RT su P, quindi scrivo questo è uguale a 1 su V, la derivata di RT diviso P su DT a P costante. Bene? Allora, la derivata di RT su P, allora, R su P è una costante, perché P è costante, io lo posso portare fuori del segno di derivata. DT su DT? Qui. Per cui, quindi, questo è uguale a R su P per D. E questo a quanto è uguale, ragazzi? Attenzione. Questo a quanto è uguale? Qui. È 1 su D, non è D.
uno sottile. Dove dite il fattore termodinamico, attenzione. Cioè, mentre per i gas, mentre per i liquidi, questo beta era praticamente costante, indipendentemente da, quasi costante, indipendentemente dalle condizioni termodinamiche, qua cambia moltissimo al cambiare la temperatura. È esattamente inversamente proporzionale alla temperatura, è 1 su T. Va bene? Quindi cosa vuol dire? Tanto più bassa la temperatura sarà, tanto più sarà grande questo coefficiente. E viceversa. E allo stesso modo, KT, ma cos'è uguale a KT, ve lo ricordate? Meno 1 su V. Derivata di V, appreso rispetto alla pressione, poi a T costante, giusto? Quindi questo è uguale a meno 1 su V, la derivata di V chi è? Sempre lo stesso, RT diviso P rispetto alla pressione a temperatura costante. Questa cosa è uguale, attenzione, qua la derivata è 1 su P, quindi è meno RT, ma la porto, diciamo, RT è una costante, quindi la porto fuori, quindi è uguale a meno RT diviso V, e quello resta costante. La derivata di 1 su P è meno 1 su P quadro, e moltiplica meno 1 fratto G al quadrato, per cui una, allora, meno e meno se ne va, quindi diventa più PV, una P la porto fuori, quindi è P RT diviso P V, ma RT diviso PV è quanto qua? Una P la porto fuori, lo sollevo il quadrato qua e metto una P qua, RT diviso PV è quanto qua? Se il gas ideale è 1, quindi questo a cosa è uguale? A 1 su P esattamente. E quindi ovviamente ho trovato due cose molto interessanti per i gas ideali, che è il coefficiente di compressibilità e il coefficiente di espansione, sono sostanzialmente delle funzioni semplici di T e di P, e quindi se volete potete a questo punto metterle qua dentro e ricavare R. Facile questa volta. Ma questo lo lascio a voi perché siete cotti, però se fate questa, diciamo, semplice operazione, vi troverete che effettivamente CP meno CB e Dio abbiamo dimostrato la relazione di Maier. Ragazzi, vi fermo.